minuti. La ripresa della partita disputata ieri al Comunale, un confronto testa coda importantissimo per entrambe le contendenti, ha tenuto col fiato sospeso i 14.000 spettatori, moltissimi dei quali, come vedete, da tutta Italia al seguito della squadra pugliese. Una ripresa a ritmo frenetico dunque, dopo un primo tempo tutto sommato in colore, durante il quale è da segnalare soltanto una rovesciata in bello stile di Paciocco, sulla quale Zinetti si è trovato in posizione favorevole all'intercettamento. In realtà il Lecce era parso intenzionato a non insistere più di tanto, un punto bastava a conservare la zona promozione e dunque perché infierire su un Bologna annaspante all'altro polo della classifica? Fatto sta che in apertura di ripresa proprio il Bologna incolpevolmente aveva rotto il tran tran destinato evidentemente a stabilire il desiderato pareggio. Al secondo minuto Marocchi serve Marronaro, nessuno contrasta l'ala bolognese che può tranquillamente crossare. Frutti è travolto dal difensore, ma Marocchi, che ha seguito l'azione, può insaccare tranquillamente. Apriti cielo, la squadra di Fascetti cambia immediatamente ritmo, trasformando la gara in un forsennato assalto alla porta di Zinetti. Un vero e proprio ciclone con tanto di schianti e di fulmini. Per quattro volte Alberto Di Chiara, Miceli e Paciocco colpiscono i pali e la traversa del Bologna e in altrettante occasioni Zinetti è chiamato ad interventi pressoché miracolosi. Privata del suo uomo più energico, lo squalificato Logozzo, la difesa bolognese sbanda paurosamente e per di più al quarto d'ora si infortuna Romano e poco dopo si azzoppa Marocchi. Chiaro che prima o poi il Lecce ce la farà, ma intanto Zinetti deve superarsi su un tiro di Cipriani e ancora la traversa lo salva sul colpo di testa di Paciocco. Quando qualcuno comincia a credere che il Bologna ha forse venduto l'anima al diavolo, ecco inevitabile il gol del Lecce. Una lunga azione che l'ex milanista conclude con forza e con rabbia a porta praticamente vuota. Di colpo arriva la quiete. Raggiunto il pareggio, il Lecce si ferma e dalla panchina Fascetti ordina addirittura ai suoi di fare melina. Strano, perché sullo slancio e a 9 minuti dalla fine i pugliesi avrebbero potuto stritolare un Bologna praticamente in 10 uomini. Chissà, forse il Lecce ha voluto dimostrare quanto può essere generoso chi si sente veramente forte.